Ancora all'interno di casa SIAE, ancora sulle frequenze di Rai Radio Live, tanta musica, la sentite in sottofondo, noi ne abbiamo ascoltata di molto buona con Andrea Negro che ha il suo album L'Alieno. Intanto benvenuto Andrea all'interno di Fronte del Palco. Ciao, ciao a tutti, ciao Michele, grazie dell'opportunità di parlare del mio disco all'interno di una bellissima manifestazione come casa SIAE e all'interno di Guardami Altrove, che è fantastico. Qual è il brano che ci hai fatto ascoltare e di cosa parla? Il brano che vi ho fatto ascoltare stasera si chiama Lo specchio di Marta e parla di una ragazza che è entrata nella voragine del disturbo alimentare, quello più comune tra le giovani ragazze, che è l'anoressia. E il messaggio che vuole trasmettere il brano è che tutte queste ragazze provino a non vedere la magrezza come un sinonimo di bellezza, e quindi tutto il testo poi spiega durante i 4 minuti della canzone come è possibile, con semplicemente sovvertendo questo criterio magrezza bellezza, ma semplicemente identità uguale bellezza. E questo è il messaggio che viene veicolato attraverso chiaramente delle liriche, diciamo, artistiche. Non è un racconto, non è un documentario, quindi è una canzone. Come mai hai voluto affrontare proprio questa problematica? Perché ho visto troppe ragazze giovani, anche di amici, figlie di amici, eccetera, eccetera, che hanno passato momenti molto brutti riguardo all'anoressia. Fortunatamente ne sono uscite tutte. Io però nel mio disco affronto spesso questi temi e l'anoressia mi interessava perché credo che sia veramente un problema per tutte le famiglie che hanno questa piaga al loro interno. Da dove arriva il nome dell'album così particolare, L'Alieno? L'Alieno sono io, ovviamente. E adesso tu non stai vedendo la copertina dell'album, gli spettatori la vedranno, spero, in altre occasioni. E l'Alieno è la parte di me nascosta, quella che sta nello stagno e Narciso la sta guardando, come il vecchio mito greco. Narciso sono io allo stesso tempo e sono anche l'immagine distorta che vede Narciso nello stagno. Nonostante ciò non è un album alienante, questo ve lo possiamo assicurare. Senti, ti sei inserito benissimo all'interno di questa serata, qual è il significato? Perché poi abbiamo parlato e abbiamo sentito parlare di tante problematiche, anche quelle legate all'alimentazione, ma non solo. Il significato di questa serata, di questa manifestazione è veramente molto importante per sensibilizzare Sanremo, chi viene qui, ma anche attraverso i programmi che poi state facendo, che verranno diffusi, chiunque su questa tematica, in particolare l'anoressia, ma anche tutte le altre che avete trattato in Guardami Altrove, dai disturbi alimentari alla droga, alla sieropositività. È stato veramente istruttivo per un vecchio ragazzo come me comunque essere ancora richiamato sull'attenzione di certi temi che magari sembrano anche, diciamo, passati di moda, per esempio l'AIDS, per esempio queste cose qua. E purtroppo sì, ci sono sempre, ma noi ti ringraziamo Andrea, ti facciamo un grande in bocca al lupo per la tua carriera. Sì, grazie mille, crepi il lupo. Se posso permettermi di aggiungere dove poter ascoltare nella sua interezza il mio album, Michele, se mi dai questa possibilità, e potete andare su tutte le piattaforme online, quindi Spotify, Amazon, iTunes. L'album si chiama L'Alieno, lo trovate digitando L'Alieno Andrea Negro. A brevissimo uscirà anche un video, non del pezzo che ho fatto stasera, ma di un altro pezzo che si chiama Vi lascio l'Italia. Quindi ci sono tante cose che potete ancora apprezzare della mia musica. Ma certo Andrea, hai fatto benissimo, anche perché noi di Rai Radio Live siamo sempre a favore della buona musica. Rimanete in ascolto.